Ciao fragoline, nuova challenge. Questa volta facciamo mangio solo cibo con le mie iniziali del nome e cognome per 24 ore. Per cui spero che questa challenge risulta. Allora, se sono lucida è perché ho messo il burro cacao. Comunque, spero che questa challenge sia meglio dell'altra che ho fatto. Allora, ovviamente le iniziali del mio nome e cognome sono: il mio nome inizia con la A e il mio cognome inizia con la S. Per cui, ovviamente, non mi piace dire come mi chiamo per il semplice fatto che ci sono stati problemi con le altre YouTube, diciamo, col nome e specialmente il cognome, per cui secondo me è sbagliato dire, vabbè, sì, forse il soprannome ci può stare, ma dire il cognome e nome su YouTube, sui social, non sembra tanto bello, anche perché poi dopo ti vengono a trovare sotto casa. Ti vengono, diciamo, a suonare, per cui per far sì che non succeda neanche a me, io non dico il mio nome, giustamente, perché ci vuole un attimo andare su Facebook, su internet a cercare il nome e ti appare subito la persona che vuoi cercare, per cui per far sì che non ho problemi, io non lo dico. Posso dire il soprannome, ma non dirò mai il mio nome o il cognome, giustamente. Detto questo, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, commentate qui sotto se volete altre challenge e quale volete che io faccia. In più, seguitemi su Instagram, che lì sapete tutto prima che qua. Detto questo, iniziamo questa challenge con le mie iniziali della A e S. Vediamo, cioè andiamo a vedere cosa posso mangiare per queste 24 ore con la A e con la S. Per cui iniziamo questa challenge a colazione, poi facciamo il pranzo, lo spuntino e la cena. Se per caso vedete che io mi cambio la maglietta è perché o ho freddo oppure mi piace cambiarmi spesso. Per cui iniziamo questa challenge, iniziamo con la colazione. Vediamo che cosa potrei fare e mangiare di colazione. Andiamo a vedere. Allora, ho comprato un po' di cose. Allora, per colazione facciamo come: ho preso le arance, facciamo la spremuta di arancia. Il problema è che le sfogliatelle tipo brioche non le ho trovate perché non c'erano. Poi, dato che è un po' complicato in questo mese, per quello che sta succedendo, hanno chiuso tutto. Poi, vabbè, cose un po' che fanno i brividi. Alla fine ho dovuto fare la spesa velocemente per fare questa challenge. Per cui facciamo la spremuta d'arancia e basta, perché poi le altre cose le mangiamo dopo. Facciamo la spremutina. Ho trovato in casa questo qui, la marmellata di albicocche. L'importante è che
c'è la di albicocche e mi mangio questo in più gli American sandwich classico che io ormai sono quasi finiti, ma non è male come dire. Uno di questo con questa qua, ecco, e questa ovviamente la spremuta è già pronta. Ok, colazione finita, ovviamente non è che mi bevo tutto questo, anche perché sono già piena, solo per aver mangiato una fetta con l'albicocca e la spremuta d'arancia. Ci vediamo dopo per il pranzo. Quasi mezzogiorno. Allora, ci vogliono 5 minuti per farli. Pensavo che erano gli gnocchi, invece sono tipo patate ripiene. Comunque si chiamano spadellini in crema di formaggi. Uno l'ho preso così, invece l'altro spadellini, spinaci e mozzarella. La prima volta che li faccio, cioè li mangio, vediamo come sono. Per cui... allora, in pratica prendere la padella, mettere l'olio e poi li metto dentro e cuoci per almeno 5 minuti. Sono fatti così. Per cui proviamo questi per la prima volta, gli spadellini. E basta, perché ho trovato solo questi per il momento da mangiare. Sono così. Sono patate con dentro i piedi. E poi, vabbè, mi bevo la spremuta d'arancia o l'acqua. Che poi gli dico sempre a mia mamma di prendere quella, quell'altra. Alla fine prende questa. Che l'altra com'era? Non mi ricordo come si chiama l'altra. Rocchetta, non mi veniva il nome. Io preferisco quella lì a rocchetta, non questa con rocchetta. Comunque, sì, lui dice che fanno schifo, però poi dopo se le mangia tutte. Ovviamente. Vabbè. No, ma fanno proprio schifo, eh. Troppo come me le finisce tutte. Vabbè. Comunque erano due, ma in teoria erano per due persone, ma siccome a lui non gli piacciono, ho dovuto per cioè me li mangio tutte io, perché ovviamente non si butta niente. E giustamente cosa fa? Me le piglia un po' alla volta. Vabbè, mangiamo che è meglio. Sono le 3 e siccome c'ho fame, c'ho sete, mangiamo. Facciamo lo spuntino e merenda. Io la chiamo merenda, che spuntino. Ho preso per lo spuntino l'ananas con vitamina C, che praticamente è un succo. Succo d'ananas. Quello all'albicocca non l'ho trovato perché l'hanno fatto fuori tutto.
perché ho voluto prendere questo per provarlo. Per cui ci beviamo l'ananas e ci mangiamo le patatine stick sottilissimi. Ovviamente ho preso queste, allora vabbè, parte la marca, lasciate perdere. Comunque sono stick sottilissimi, per cui ho preso queste qua. E ci mangiamo le patatine con il succo. E niente, facciamo merenda. Allora, siccome non è che mi piacciono tanto, sono fatte così, l'ho quasi finita, perché avevo fame, però. Non mi piacciono tanto, quindi. Poi sono talmente sottili che secondo me non è un granché. C'è lì l'acqua. Comunque niente, non me li mangio tutte perché sennò. Poi io non sono una che mangia tanto. Guardate che. Diciamo che bevo, sì. Ho una sete, però è buona. Non è male. Ok. Allora, per far sì che non parlo troppo come nell'altra challenge, che è durato anche fin troppo quel video, ovviamente ci vediamo. Adesso mi cade il telefono. Ci vediamo stasera. Stasera avevo deciso di fare la pasta con gli spaghetti o al sugo, sperando che c'è sugo, o in teoria spaghetti al sugo, per cui vediamo, vi farò vedere cosa mangio, o spaghetti al sugo oppure gli spaghetti, non so se c'è la matriciana o qualcosa del genere, vedremo. Per cui ci vediamo stasera per mangiare la cena. Intanto io bevo. Ci vediamo dopo. La squadra con un'energia unica unisce a noi. Ecco. A2A Energia. Passione diversa. Gli spaghetti. Sono tutti. L'energia che consumiamo viene dal cibo. Sì. E le vitamine D aiutano a. Allora, dopo aver mangiato gli spaghetti al sugo, la challenge si conclude qua. E fatemi sapere se ne volete altri. Ovviamente le challenge le farò più avanti, vuol dire verso in aprile, perché per quello che sta succedendo sarà un po' complicato fare video nuovi in questo mese, per cui direi che si farò più avanti le challenge. Detto questo, siccome mi ero dimenticata di fare la
diciamo, il continuo del video e allora lo sto facendo il giorno dopo. Infatti sono un po' conciata così. E niente, detto questo, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, un commentino qua sotto, seguitemi su Instagram, mi raccomando, noi ci vediamo al prossimo video. E niente, al prossimo video.